Veramente siamo contentissimi, ma non avevamo dubbi con il nostro grande direttore artistico qui di Salvatore Cauteruccio di questa riuscita. Salvatore, da 2 anni abbiamo in effetti lanciato questo evento contro tendenza. Di solito si fanno sempre al tramonto, noi abbiamo deciso di farlo all'alba, però abbiamo visto che il risultato è lo stesso, anzi assolutamente, e sotto questo sito magico qual è Torre Talau veramente assume degli scenari veramente meravigliosi. Io prima di ringraziare ovviamente, di passare la parola al sindaco con il quale diciamo l'amministrazione comunale e la Banca del Tempo, l'altra associazione di Scalea, ormai da ben 3 anni facciamo questa kermesse notte di notte, e mi giova ringraziare Ma veramente. non siamo al quarto? Al quarto? Mi sa che è il Hai quarto visto? È adesso. velocissimo. Allora ti chiedo scusa. Gli anni passano veramente, quindi, ah giusto, dal primo anno, veramente Salvatore, dal primo anno che abbiamo iniziato questo percorso insieme. Voglio ringraziare innanzitutto perché dietro tutto questo, ovviamente, immaginate soltanto l'organizzazione che c'è di portare le sedie, di organizzare il tutto, e questo voglio ringraziare i ragazzi, ovviamente, che hanno permesso tutto ciò, in primis Carmine, che stamattina non vedo giustamente, Carmine, che il nostro veramente arriverà al momento, perché ieri si è speso veramente in orari impossibili, facendomi anche, diciamo, arrabbiare, sindaco. Infatti gliel'ho detto che si deve risparmiare, veramente per Scalea è il massimo. Ah, c'è il presidente della Banca del Tempo, Roberta, raggiungici. E poi Florentina, la signora Modafferi e tutti quelli che veramente ieri si sono spesi per questo. Senza di loro veramente tutto questo, senza tutti questi ragazzi e queste persone che mi stanno vicino, Salvatore, tutto questo non potrebbe veramente essere possibile. Ma soprattutto permettimi di ringraziare te, perché questa kermesse, che ormai, come dici tu, facciamo da 4 anni, in punta di piedi sta prendendo sempre quelli che sono i connotati che meritano, visto appunto il valore artistico di quello che ci porti. Ok, grazie, grazie di cuore, e adesso passo la parola al Robby, sindaco. vieni Roberto. Buongiorno, soltanto poche parole, altrimenti il concetto lo facciamo Sì, siamo noi. bravo. Benvenuti, benvenuti in questo che è il Dicevo. posto simbolo di Scalea. Alle 5 io quindi so che alle 5 esistono, alle 5 di mattina esistono. Quindi Sì, grazie a sì. te ho avuto questa possibilità per il quarto anno. E quindi non posso che ringraziare tutti voi per la massiccia presenza. Non era scontata la presenza così numerosa stamattina. Ripeto, e invito quanti non conoscono bene la storia di Torre Talau, perché come diceva Salvatore è un posto magico. Lo era davvero in passato, quindi un sito ricco di storia, esoterismo, mo una storia molto, molto interessante. Quindi vi invito a documentarvi sulla storia di Torre Talau. Questa storia viene arricchita ogni anno dalla tua e dalla vostra bellissima musica. Quindi io vi ringrazio e veramente non rubo altro tempo, altrimenti il sole qua comincia a salire molto molto caldo. Quindi grazie a tutti e buon ascolto. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, è Salvatore, un piacere, volume, un enorme ma piacere essere volume un qui insieme a po', voi. volume. Sì, in effetti noi siamo veramente soddisfatti e contenti perché ogni evento è con un numeroso pubblico, quindi ciò significa che stiamo facendo qualcosa di bello, qualcosa di importante, ma non poteva essere diversamente perché come al solito non è una sviolinata Pietro, ma ci sono degli artisti che sono i nostri, quindi questa è la grande soddisfazione, è che sono i nostri artisti della nostra terra. Quindi io voglio lasciare solo veramente la parola a loro, la musica a loro, perché ci faranno stamattina, sono certa che ci faranno sognare. Cominceremo una delle nostre giornate Più più belle. belle stamattina. Grazie, grazie a Pietro, grazie Grazie. ragazzi, grazie Mentor e grazie Salvatore.
Grazie, grazie per questa bellissima presentazione e grazie a tutti voi di essere intervenuti così numerosi. Prima di passare al concerto di stamattina, vi volevo ricordare il 18 agosto omaggio a Ivano Fossati nel cortile di Palazzo Spinelli e poi l'ultima data di Note di Notte il 28 agosto nel largo di fronte alla chiesa San Nicola in Plateis per un omaggio, un salotto a Fabrizio De André. Ma il concerto di stamattina, sì, è un concerto, però io ho il mio pensiero che è quello che inizia un nuovo giorno, una nuova vita, e noi di questo dobbiamo essere grati e soprattutto sentirci fortunati. Ecco perché siamo qui, questa è l'idea del concerto dell'Alba. Due amici, due fratelloni di vita in musica, due musicisti straordinari stamattina con me: Enzo Campagna alla chitarra, al violino mister Pietro Perrone. Volevo dirvi che, eccolo qui, grande, per scelta abbiamo deciso stamattina di non presentare i brani, vogliamo solo suonare, perché l'idea che lasciamo liberi voi di fare il viaggio interiore che volete attraverso la musica. Quindi non presenteremo i brani, ci sentiremo poi a fine concerto. Buon ascolto, buona musica, buona vita. C'è sempre qualcosa di bello in un nuovo giorno. Basta solo guardarlo con gli occhi dell'anima. Buon concerto a tutti voi.
Violino, mister Pietro Perrone, grazie, buona continuazione, riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Ma chi è canto? Grazie, sì, tutto a posto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Al violino Pietro Perrone, Vincent. Bravo, Pietro Perrone, al violino. Bravo. Alla chitarra, una ritmica incredibile, ci fa stare bene. Enzo Campagna. Bravo, Enzo. Vedo il microfono. Salvatore Caudolucci, la fisarmonica, grazie. Grazie. Ora suoneremo una delle melodie più belle dedicate all'amore, e stiamo parlando di Love Theme, tratto dal film Nuovo Cinema Paradiso.
ed è dedicato a tutti voi, in modo particolare stamattina la dedico al sindaco perché siamo innamorati. Siamo innamorati? No, non mi fare le battute perché poi dico la verità, attenzione. Quindi io sono molto... Dove c'è il gusto? E poi davvero questo brano lo dedichiamo a tutti voi, grazie di essere stati qui, è stato per noi fantastico. Poi questa bella idea di suonare alle 5:30, davvero è fantastico. Grazie di cuore. Poi vorrei dire grazie, non lo so se in questi 4 anni l'ho mai fatto oppure lo faccio, a questa persona che ho di fronte, che è Salvatore Licursi, che è davvero, credetemi, una persona fantastica, piena di ricco di energie positive, quindi è bello incontrare persone così nella vita. Ma adesso chiudiamo gli occhi, non so che tocca fare in questo momento, no? Però ascoltiamo queste note e continuiamo a sognare. Io dico sempre, viva l'amore, perché l'amore vince sempre su tutto. Sì, no, lo faccio.